Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash, perché oggi ragazzi, come vi avevo già annunciato nella live di ieri, l'altro ieri, sono arrivato a livello 200 con la prima evoluzione di Anubis ragazzi, quindi oggi è il momento di andarlo a evolvere, anche perché dovevo evolverlo ieri e ho buttato già parecchie ondate e parecchi dungeon per aspettare di registrare questo video, perché volevo appunto tenerlo in un video e non fare questa evoluzione in live, appunto da poterla far vedere a tutti. E andiamo allora a evolverlo. Purtroppo ragazzi, ovviamente, come facilmente potete immaginare, non sono riuscito a trovare nessuna copia. Devo prendere ancora tante uova, quindi magari cerchiamoci adesso una copia con due roll, ma ovviamente non ci uscirà mai, però possiamo andarci a prendere l'uovo e ce lo prendiamo, blu per fortuna, e andiamo allora a evolvere Anubis con 60k frammenti. Eccolo qua, 60.000, non abbiamo nemmeno una cartina per sbaglio di Anubis, 217. Beh, libroni, ci riprendiamo indietro ed ecco qua Anubis, finalmente ragazzi, Evo 2, ora non rimane altro da fare che trovargli un bel talento, ma ho 9 carte e vorrei usarle tutte quante con aggiorna missione, così da riprendere indietro le gemme e rollarne ulteriormente. Andiamo a riportare un pochettino su, ovviamente, gli andiamo a dare un po' di libri. Eccolo qua Anubis Evo 1, iniziamo subito. Livello 100, 120... 140 e poi direi ok, livello 160, andiamo a potenziare e mi fermo qui perché ovviamente a spiegare questo eroe, e quindi ragazzi, un eroe con spiegare, cerco sempre di tenermi libri e non andarli a buttare su di lui per farlo expare con ondate e dungeon, in quanto spazzando praticamente il penultimo portale guadagno davvero un sacco di exp. Però già a livello 160 ragazzi possiamo andare a dare uno sguardo ai parametri. Io sono riuscito a portargli finora a livello 98 le iscrizioni Dio della Guerra 3 e ha praticamente 7600 più 4600, quindi siamo intorno ai 12.324 forse, e 256.987 HP forse, se ho calcolato bene ragazzi, non lo so. Comunque direi che sono proprio un bel po'. Se andiamo a vedere con chi abbiamo a fianco, facciamo un paragone con Redivivo ragazzi. Redivivo ha un attacco allucinogeno, guardate, 9.000, 6.000 di Pixie, 7.000 però a livello 200, Evo 1, vabbè, Evo 2. Comunque andiamolo a provare in un attacco. Allora, vediamo un po'. Ovviamente dovrebbe essere già nel team, oggi è anche giorno di guerra. Allora, mettiamolo qui e lo buffiamo anche. Vediamo un po', ragazzi. Guardate il danno a questa zucca. Allora, facciamo, vediamo un po'. Gli diamo immortalità, speed, congeliamo un attimo questi altrimenti non ce la facciamo, perché più che altro troppo stun, troppo tutto. Però intanto ragazzi guardate, sono quasi schiattati, manca pochissimo, anche Golem schiatta. Scendiamo tutti quanti a supportare un po', siamo arrivati al 50%. Vorrei trovargli, da una parte mi piace moltissimo pelle coriacea su questo eroe, ma dall'altra vorrei trovargli anche un talento offensivo, cioè secondo me è il top ragazzi che vorrei provare a trovare per questo eroe, Bastione, perché Bastione sarebbe proprio il talento che mi piacerebbe tanto dargli, che dà un po' di attacco e massimizza il suo elevatissimo numero di HP, quindi penso sia davvero un ottimo talento per questo eroe. Comunque andremo a vedere Anubis nei vari video di Guerra tra Gilde, nelle live di Guerra tra Gilde che sto ormai portando sempre. Quindi se questo mini video della seconda evoluzione di Anubis è davvero importante, che non potevo non segnare in un video, far vedere in un video, e tutto, lasciate un bel like e un commento. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.